eccoci con un nuovo video, un video un po' chiacchiericcio, dove vi voglio un po' far vedere quali sono i miei accessori super indispensabili per quanto riguarda la polvere. Allora, spolverare è una di quelle cose che non amo particolarmente fare, perché andando sempre di corsa è una di quelle cose che richiede un po' di tempo e non mi piace particolarmente. Negli anni ho cercato di eliminare il più possibile, di rendere la mia casa il più minimal possibile, giusto il necessario, proprio per questo motivo. Infatti, se voi guardate un po' casa mia qua e là, difficilmente vedrete gingillini, cornicette, ho veramente pochissimo, più che altro ceste, cestini, tutto quello che mi serve per raggruppare all'interno il necessario e non avere niente assolutamente in giro per la casa. Infatti avevo fatto dove vi avevo mostrato quali sono le tecniche che utilizzo per avere la casa sempre in ordine, e una di quelle è proprio l'utilizzo di ceste, l'utilizzo di scatole che mi permettono di avere in giro il meno roba possibile, e quelle per me sono comodissime dal momento che vado a spolverare qua e là la casa. Allora, io sono una di quelle che purtroppo non spolvera regolarmente, cioè non è che io tutte le sere spolvero un po' quando ne ho voglia. Sicuramente una, due e anche tre volte la settimana lo faccio, però non sono di quelle fissate che tutte le sere, tutti i giorni lo passa per alleggerirsi un po' il lavoro della settimana. Io non ho uno schema preciso di pulizia, io non ho un planner preciso, vado un po' a voglia, tra virgolette. Quando voglio di fare una cosa la faccio, quando non ho voglia la rimando. L'unica cosa che assolutamente faccio è la pulizia dei bagni, quello assolutamente tutte le sere. Comunque, torniamo a noi, torniamo a tutto le cosine che io utilizzo per spolverare. Sapete che io sono malata in questo, nel senso che quando ci sono delle cose che mi ispirano, delle cose nuove, io devo provarle, devo averle, quindi vedrete un po' di roba. Allora, iniziamo con i prodotti e poi passo invece a proprio gli accessori. Allora, come prodotti io utilizzo, allora, questi due spray, che sono due spray di cui vi ho già parlato in diversi video. Questo lo amo particolarmente, questo lo uso molto 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 meno, questo qua l'ho già comprato non so quante volte, e sono due profumissimi che trovate al supermercato, mi sembra che li troviate anche d'acqua e sapone, mi hanno detto, adesso non mi ricordo, all'Esselunga sicuramente, e io li compro al Galassia, che è questo supermercato che c'è qua da noi. Comunque, se girate da qualche parte lo troverete sicuro. Con questi due prodottini qua voi potete fare diverse cose, profumare la casa, neutralizzare gli odori, ma cosa molto importante è che potete anche spolverare. Quindi lo mettete nel vostro panno e spolverate la vostra casa, i vostri mobili, dando anche profumo, quindi due in uno, diciamo. E questi qua sono veramente prodotti topissimi che mi sento proprio di straconsigliare per quanto riguarda la polvere. Un altro prodotto che utilizzo è, per me è davvero il top, forse il mio preferito, è questo mangiapolvere qua dell'Emulsio. Anche questo qua lo uso da diverso tempo, ve l'ho già mostrato in più di un video, perché lo stramo, cioè mi piace veramente tanto 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 tanto. A sto giro ho comprato la versione quella grossa, ero forse con Serena quando l'ho preso, non mi ricordo. E questo qua è il gusto di magnolia e gelsomino. Ci sono altre profumazioni che non ho osato provare e acquistare perché mi piace talmente tanto questa qua che trovo una cosa super inutile andare a sostituirla con un altro prodotto, perché veramente mi piace da matti, mi piace proprio il profumo che lascia sui mobili e soprattutto all'interno della casa, quindi fa davvero proprio anche profumatore. E la cosa formidabile è che, essendo un mangiapolvere, la toglie, ma cosa davvero importante è che rallenta il formarsi della polvere, quindi dal momento che voi lo passate rallenta proprio il formarsi nuovamente di un altro strato di polvere. Io davvero ho notato questa cosa qua.
Un altro prodotto che vi voglio far vedere invece è un prodotto che utilizzo da non tantissimo tempo, perché non è molto tempo che lo utilizzo, ma mi sta davvero piacendo tantissimo, e sono questi panni cattura polvere. Intanto ce n'è un sacco dentro perché sono 20 pezzi, io ne ho già usati un bel po'. E ne ho comprate due scatole un po' a occhi chiusi, li ho presi dai cinesi e mi piacciono da matti. Intanto attirano la polvere in maniera davvero eccezionale, e poi lasciano questo profumo pazzesco in tutta la casa. Cioè, sono panni che voi potete usare sia per il pavimento, che per i mobili, che per la televisione, per le basi delle luci, cioè veramente per tantissime cose. Io lo uso per tutto. Sono elettrostatici, quindi attirano la polvere, e sono anche lunghi perché sono 20,5 x 39. Questa è una misura maxi, quindi potete usarla benissimo per il pavimento. Quindi io queste qua le consiglio assolutamente. Adesso cerco di farvi vedere un pochino vicino, così vedete bene. Ecco qua. Poi basta, prodottini di questo genere, basta. Adesso passiamo agli accessori. Allora, ci sono diversi accessori che io utilizzo. Vabbè, la classica aspirapolvere, il classico robottino per quanto riguarda il pavimento. E poi ci sono delle cosine che utilizzo ormai da diverso tempo e che sono qua per farvi vedere, che magari non avete provato, sono magari incuriosirvi. Allora, il primo accessorio che utilizzo da una vita è questo qua, che è quello dove voi andate a infilare il panno della Swiffer. Allora, non ho più panni, li ho finiti. Ne ho uno, giusto per farvi vedere, che è sporco, che è quello che ho utilizzato fino a ieri, ed è un panno così, dove voi praticamente andate a infilare il vostro accessorio all'interno. Adesso cerco di farlo. Allora, lo andate a infilare così e andate a spolverare tutto ciò che vi serve. Allora, io vado a spruzzare normalmente un po' di mangiapolvere sopra per attirare ancora di più la polvere, e lo vado a passare in tutti i mobili, lo passo anche sulle persiane, nonostante io abbia acquistato da un po' di tempo l'accessorio apposta, però questo è quello che io ho utilizzato fino a quel momento lì, e comunque continuo a utilizzarlo, e lo utilizzo anche per le veneziane, è davvero fantastico. E ne ho un altro che è praticamente uguale ma più lungo, vedete? E questo ha la stessa funzione, l'unica cosa che ha di vantaggioso è che è molto più lungo, quindi voi potete utilizzarlo per le superfici in alto o per delle superfici particolarmente lunghe. Ad esempio questa mensolina qua, io vado a pulirla con questo qua perché è lungo, quindi lo vado a infilare da dietro e vado a pulirlo. La particolarità è che potete piegarlo, vedete? C'è questo tastino laterale proprio qua, e voi potete muoverlo come volete. Anche dal momento che andate a metterlo via potete piegarlo e posarlo. Potete anche allungarlo, vedete? Ci sono qua i bottoncini dove voi schiacciate e andate ad allungarlo ancora di più, o accorciarlo da questa parte, accorciarlo totalmente. Quindi davvero davvero ottimo. Io ho messo questo cordino per andarlo a appendere in lavanderia, così mi è davvero pratico. Io lo utilizzo per togliere la polvere sopra le porte, che è la zona un pochino più alta dove con un panno classico non ci arrivo. Un'altra cosina che utilizzo è questo qua. Questo qua io lo utilizzo soprattutto in macchina, e quindi utilizzo questo, lo allungo e lo vado a passare. In casa lo utilizzo per i mobili, per le mensole, per tutto quello che mi viene da fare in quel momento lì. Diciamo che io li utilizzo praticamente tutti, un po' alternati. Quando mi gira prendo questo, quando mi gira ne prendo un altro, cioè vado un po' a casaccio, e lo tolgo questo panno e lo butto in lavatrice e viene perfetto. Anche questo voi lo potete allungare, lo potete accorciare, lo potete veramente gestire come volete. E questo qua me l'ha regalato mia nonna, che ha preso dai cinesi. Potete trovarlo comunque in qualsiasi negozio, penso, per la pulizia della casa.
Quindi questo è super super essenziale. Un altro accessorio per me essenziale è questo qua, il classico bastone della Swiffer, che vado a utilizzare con i panni che vi ho fatto vedere prima, con i pannetti questi qua, o semplicemente con i suoi panni, i classici panni, quelli Swiffer, che voi andate ad appoggiare qua dietro, poi andate a incastrare all'interno di questi forellini qui e lo passate in tutto il pavimento. Questo è comodissimo, penso che questo sia il più conosciuto, penso che tutti lo possediate, e anche questo dietro ha questi bottoncini che fanno sì che voi possiate gestire il vostro bastone come meglio credete. Quindi anche questo è super essenziale per quanto riguarda il pavimento. L'ultimo accessorio che utilizzo, che è quello un pochino più vecchio, che ultimamente utilizzo meno rispetto agli altri, ed è questo qua, questo bastone qua lungo con questo fatto così, vedete, dove voi andate ad applicare il vostro panno elettrostatico. Allora, io ne ho uno rosa che ho adesso in lavatrice, anzi no, bianco, scusate, quello rosa è questo qua, ne ho uno bianco in lavatrice perché è disastroso, l'ho utilizzato per pulire le porte finestre, la parte della porta finestra, quindi vi lascio immaginare. Il panno è fatto così, questo qua io lo metto in lavatrice, anche questo è già un po' che non utilizzo, infatti era nell'armadio e sono dovuta andarlo a prendere in lavanderia, e voi andate a inserire da una parte così, dall'altra idem, poi allungate, fa clic e basta. Il vostro panno è inserito. Ripeto, questo lo utilizzo non tanto perché adesso, avendo il robottino che mi aiuta in casa, riesco a avere la casa sempre super a posto, senza peli, senza più polvere, quindi non lo sto praticamente più usando, però l'ho utilizzato davvero davvero tantissimo, soprattutto, va bene, in questo periodo lo utilizzo giusto per le porte finestre, però non è una cosa che utilizzo molto, ma è una cosa molto pratica che consiglio. Anche questo qua potete passarlo, dal momento che avete un panno super pulito, sui mobili, potete passarlo anche sui vetri, dall'alto verso il basso, è davvero comodo, quindi lo consiglio. Che panno utilizzo per spolverare? Allora, io adoro spolverare con i classici pezzi delle lenzuola vecchie. Avevo delle lenzuola disastrose, vecchie, che ormai non teneva più l'elastico, le classiche lenzuola con gli angoli che ormai a forza di lavarle l'elastico non teneva più di tanto, quindi diventava proprio molle il lenzuolo e non stava più bene sotto al letto, e quindi ogni tanto, quando ormai sono rovinati, li strappo e li utilizzo per spolverare, e ogni tanto li cambio così, man mano che ho delle lenzuola da buttare cambio gli stracci e li utilizzo appunto per spolverare. Io mi trovo benissimo con questi qua in super cotone e vado a spruzzarci il mio prodotto, il mio mangiapolvere, e vado a passarlo sui mobili, e anche pulisco i vetri con questo qua. Io mi trovo davvero davvero benissimo. Utilizzavo i panni in microfibra, ma ultimamente, da un paio di mesi, forse anche un annetto, non riesco più, perché mi si bagna e secondo me bagnandosi va a peggiorare la situazione, perché bagnandosi va a appiccicarsi tutta la polvere e me la spargo ovunque. Questo qua invece si bagna anche questo, ma non mi lascia il macello che mi lasciava il panno in microfibra, non lo so, io mi trovo molto meglio con questo, non so come mai, forse perché è liscio, non hai pelucchi del panno in microfibra, non so il motivo. Io col panno in microfibra ultimamente non mi trovavo più bene, e quindi ho provato col metodo vecchio, quello del lenzuolo di cotone, e devo dire che mi trovo decisamente meglio. E basta, questo è tutto ciò che io utilizzo per spolverare, per togliere la polvere, per pulire casa mia.
spero di avervi tenuto un po' di compagnia, spero di avervi magari fatto conoscere prodotti che non utilizzavate, che magari conoscevate, perché sono tutte cose che si conoscono, ma che magari non utilizzavate e vi è venuta una piccola curiosità. E niente, io con questo video vi saluto, vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video.